Torino vince il derby con Biella, abbiamo il capitano Guido Rosselli, finalmente lo inseguiamo sempre, adesso ce l'abbiamo ai nostri microfoni. Innanzitutto complimenti, grande risposta di Torino, ribalta il fattore campo, vince la partita e Rosselli sempre più leader di questa squadra. No, non parlerei di leader, ma di un bel gruppo che oggi ha dimostrato come si gioca di squadra, come si lotta di squadra, perché la nostra difesa prevedeva tanti cambi e quindi gli esterni dovevano lottare contro i loro lunghi e penso si siano sacrificati al rimbalzo e i lunghi viceversa sugli esterni per non concedere facili tiri da tre punti, e questo penso sia stata la cosa più importante. Diciamo che ci stanno prendendo gusto a farti fare il lungo, noi sappiamo che tu vuoi fare più l'esterno, invece anche i lunghi che arrivano si inventano delle polmonine. Adesso, a parte gli scherzi, poteva giocare Davide, purtroppo non ha potuto giocare, di nuovo in emergenza e il capitano si adegua e fa pentole coperte. No, sì, Davide è stato male questa settimana, l'ho sentito martedì e addirittura non riuscivo a parlare. Adesso sta andando meglio, deve seguire la terapia e sicuramente rientrerà presto. Abbiamo cambiato un po' gli schemi e penso che ormai non conta più tanto giocare da 4, da 3 o lungo esterno, perché abbiamo un tipo di gioco in cui chiunque può coprire una delle 4 spot esterni e quindi siamo intercambiabili. Con Ron stiamo trovando una bella intesa anche in difesa, facendo cambi più sistematici fra me e lui, perché potremo sfruttare meglio la nostra stazza, e adesso con il rientro di Mancio specialmente, quando siamo io e Mancio insieme possiamo veramente cambiare e tenere gli esterni tutti e tre allo stesso modo. Allora, visto che lui ha fretta e noi abbiamo pochissimi secondi, lo mandiamo a mangiare e gli chiediamo, visto che non conta l'intercambiabilità dei giocatori, ma l'unica cosa che conta è, finisce la frase, vincere alla fine, il risultato. Grazie mille. Grazie a voi.